Giornata nera sul fronte dei trasporti questa mattina a causa dello sciopero generale del pubblico impiego proclamato in 54 città italiane da CGIL e UIL contro la riforma del lavoro del governo Renzi. 8 ore in cui si sono fermati aerei, autobus, funicolari e metropolitane, provocando notevoli disagi ai cittadini. 2 i cortei organizzati a Napoli in occasione della manifestazione di protesta, 1 dei sindacati partiti da Piazza Mancini per raggiungere Piazza Matteotti e 1 degli studenti. Questi ultimi, circa un centinaio, hanno dato vita a un corteo che, partito dal centro storico, ha percorso via Foria fino a via Medina, dove poi si è sciolto per aver incontrato il blocco delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. 40.000 partecipanti alla manifestazione dei sindacati, Anna Rea e Franco Tavella, rispettivamente segretari di UIL, CGIL e Campania, chiedono al governo un passo indietro sul cosiddetto Jobs Act. Siamo in tanti, abbiamo proposte chiare, Renzi non abbia paura di confrontarsi col sindacato, che da anni responsabilmente sa quali sono le soluzioni più adeguate per superare la crisi. Basta promesse, basta chiacchiere, il Paese, il Sud sta affondando, servono risposte immediate. Cambiare la politica economica, di guardare al mezzogiorno, di guardare ai lavoratori e ai pensionati che sono quelli che di più hanno pagato il prezzo di una crisi, di combattere invece che il lavoro, l'evasione fiscale e la grande corruzione di questo Paese, di prendere i soldi lì piuttosto che dalle tasche dei lavoratori.